Mercatino di artigianato e prodotti tipici all'interno del Bosco del Beato Sante, visita ai campi di lavanda e lezioni di educazione ambientale. Doppio evento a Monbaroccio promosso da Proloco, Comune e Azienda Agricola all'Infinito. Sabato 4 e domenica 5 tornano la festa degli alberi e lavande in fiore, unite in un unico programma patrocinato dalla Regione e dalla provincia di Pesaro e Urbino. Siamo pronti per il 4 e il 5 luglio, la festa della lavanda e la festa degli alberi che finalmente si incrociano. Visto il periodo di lockdown, concentriamo i nostri eventi in questo fine settimana, siamo i primi a ripartire, i primi nella provincia. Un grazie sentito a tutti i volontari, alla Proloco, a tutti coloro che hanno collaborato, tutto quello che riguarda il contesto del Beato Sante, nella sua cultura, nella sua natura, nel suo percorso religioso. E quindi aspettiamo tutte le famiglie e i bambini che ci vorranno venire a trovare in un momento veramente nuovo, innovativo e colorato. Prodotti tipici, attività economiche, grande collaborazione con gli operatori turistici del territorio, nonché dei ristoranti. Chi verrà a Monbaroccio potrà assaporare la lavanda all'interno dei nostri ristoranti con prodotti dedicati, piatti dedicati, nonché con cestini che possono essere poi consumati nel bosco in modo di picnic, con prodotti alla lavanda, quindi prodotti nuovi che si abbinano a questo evento particolare e colorato. La manifestazione a partecipazione gratuita prenderà il via domani alle ore 10 con una santa messa nello spazio aperto del Santuario del Beato Sante e una cerimonia di premiazione al presidente onorario della Proloco. Seguirà l'inaugurazione dell'evento con l'avvio dei mercatini, visite guidate e le tante iniziative in programma che troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it. È stato fino all'ultimo un po' indecisa la questione, però assieme all'amministrazione comunale, alle forze dell'ordine, carabinieri, polizia locale, ufficio tecnico, ci siamo visti, ne abbiamo parlato con la questura, con la prefettura e abbiamo deciso di provare a fare questo evento che è in maniera un po' ridotta, piccola, ma un evento molto importante per il nostro territorio, perché parliamo della natura, dell'ambiente e poi la bellezza che ci riporta anche San Francesco d'Assisi sulla natura, sull'uomo, la bellezza di stare insieme, dell'umiltà anche, e proprio per questo abbiamo organizzato la possibilità di mangiare in mezzo al bosco, in mezzo alla natura, in mezzo al verde. Abbiamo allestito queste aree picnic ed è fondamentale ed è importante perlomeno per riprovare a stare un po' distanti ma insieme. L'evento verrà dedicato a una persona in particolare, di chi si tratta? Sì, questo con grande emozione dedichiamo, che non in tutte le Proloco c'è, 50 anni di volontariato, il nostro presidente onorario Iacucci Varis, che festeggia 50 anni all'interno della Proloco. Possiamo definirlo un'icona, la vera storia di Monbaroccio e Varis Iacucci.